Allora riaccendiamo i microfoni qui dagli studi di Radio Rete Edicole. Purtroppo non siamo stati in grado di stabilire il collegamento con Roberto Mastro Simone, che ci avrebbe parlato della vicenda ex Fiat di Termini Imerese. Come avete letto dai giornali, lo stabilimento ex Fiat avrebbe dovuto riprendere, anzi ha ripreso le attività, ma veramente al minimo, con 20 lavoratori su 700 che hanno varcato i cancelli ieri, 20 impiegati che si occuperanno della progettazione computerizzata dei vari modelli di automobili, seguendo anche un corso di riqualificazione. Con la FIOM comunque avevamo avuto un confronto, la redazione ha contattato Roberto Mastro Simone nei giorni scorsi. L'atteggiamento della FIOM è quello di attesa, quindi per i possibili sviluppi. È chiaro che 20 posti di lavoro su 700 sono quasi una nullità, considerando anche il fatto che quando la Fiat era impiantata a Termini Imerese si arrivava ad una cifra intorno ai 3.000 dei soli addetti, diciamo così, all'impianto Fiat, più era da considerare sicuramente l'indotto. Numeri ben lontani dalla situazione attuale. Sicuramente la nota positiva è che l'impianto è stato in qualche modo mantenuto nello stesso settore dell'automobile, anche se produrrà automobili con motore elettrico, ecocompatibile, insomma, inserendosi in una gamma abbastanza sguarnita nel nostro paese. Bene, allora vedremo magari di ricontattare Roberto Mastro Simone nei prossimi giorni. Noi passiamo a questo punto direttamente allo spazio dedicato al mondo